Mi è piaciuto il risultato, mi è piaciuto anche il gioco possibile con tutte queste difficoltà durante tanti minuti della partita. I primi 10 no, gli ultimi 10-15 no, però praticamente durante tutta la partita abbiamo giocato bene, abbiamo controllato sacrificio, intelligenza, un buon gioco di squadra, gente che ha giocato una buona partita anche individualmente. A me mi piace dire Vigna ha fatto una grande partita, mi piace perché è un ragazzo che lavora più di tutti, è un ragazzo con un cuore straordinario, che non è stato troppo felice dal momento che è arrivato qui. Mi piace dire Vigna ha fatto una grande partita, ovviamente Volpato che ha fatto la prima da titolare, ovviamente Faticante che ha fatto la prima con la prima squadra della Roma. Il risultato non era una vittoria obbligatoria dopo la vittoria del Betis con l'Udogorets, però era obbligatoria dal punto di vista morale. Anche abbiamo parlato prima della partita, di questa gente che è venuta qua, questi romanisti che sono venuti qui, gente che tanti di loro sicuramente hanno fatto un sforzo per venire, hanno risparmiato soldi per venire, e anche per loro era importante fare una gara seria e se possibile vincerla. Lei ieri ha scacciato tutti gli alibi, il clima, il campo, le assenze, la squadra ha risposto anche in questo senso. Bene, bene, e di nuovo un'altra sorpresa nel giorno della partita che non mi piace per niente, oggi è stato Ibañez. Contro Atalanta è stato Dybala, contro il Napoli è stato Zalewski, oggi Ibañez. Il giorno della partita, quando tutto è preparato, quando tutti stiamo a poche ore della partita, c'è un giocatore che ha un problema. Oggi è stato Iba, ha giocato Vigna e dico con molta felicità che ha fatto una bella partita. Ci sarà il Lugodorez, ci sarà l'Olimpico pieno, la solita è quella, è come io ho detto dopo le sconfitte che abbiamo avuto. Io ho detto avevamo 3 finali, avevamo 3 knockout, la prima era a Siviglia, non potevamo perdere, abbiamo pareggiato, era oggi che nella testa pensavamo ok, Ludogorets può vincere, noi dobbiamo vincere, e è la ultima casa con Ludogorets, andiamo forte.